Presidente, quali sono gli effetti della legge sugli ecoreati? Per quanto riguarda il nostro consorzio, dobbiamo dire con orgoglio che non ci sono stati effetti. Noi in 30 anni di lavoro abbiamo selezionato tutte le aziende che collaborano con noi, 70 aziende di logistica, 30 aziende che si occupano del riciclo dei materiali su tutto il territorio italiano, e appunto in 30 anni di lavoro abbiamo potuto veramente avere dei collaboratori che fanno della legalità la loro bandiera. Oltretutto i nostri strumenti di controllo, che riguardano non solo l'interno del consorzio, ma appunto tutte le aziende che hanno un contratto a qualsiasi titolo con noi, ci consentono di fare delle verifiche puntuali. Dobbiamo dire che invece, per fortuna, sul territorio italiano la legge sta dando ottimi risultati, perché là dove c'erano delle infrazioni continue alla legalità, finalmente ci sono gli strumenti per porre fine a un crimine che è odioso, perché l'ecoreato è un crimine contro la vita delle persone, per cui è un crimine che va al di là di tanti altri, come pericolosità e come attentato, vorrei dire, proprio alla salute pubblica di tutti i cittadini. Per cui l'applicazione severa di quella legge è nell'interesse di tutti noi. Per fortuna il COPAT da solo negli anni ha sempre seguito quell'indirizzo che poi è stato fatto proprio dalla legge, la legalità.